Oggi parliamo di gadget, gadget tech, figate tech, che sono anche poco conosciute. Alcuni tecnologici in maniera specifica, altri di abbellimento alla tecnologia, perché diciamocelo, non tutti i dispositivi smart e connessi si integrano perfettamente al nostro ambiente. Ma prima di vedere quali sono, beh, iscrivetevi al canale se ancora non l'aveste fatto, supportate questo video, condividetelo con i vostri amici e se volete mi potete seguire anche sul mio canale Telegram dedicato alle offerte, dove vi segnalo non solo i gadget ma una serie di prodotti tecnologici in forte sconto su Amazon e sui maggiori store. Iniziamo però subito e iniziamo con il più economico. Non sto parlando ovviamente del Amazon Echo Dot con display, sarebbe troppo semplice, ma di questo supportino. È simpatico, carino, realizzato in legno per quanto riguarda le gambette e di metallo verniciato per quanto riguarda la base. Il suo scopo, beh, non è prettamente tecnologico come vi ho detto, ma guardate come diventa carino l'Echo Dot appoggiato sopra. Permette così di non mettere direttamente a contatto l'Amazon Echo Dot sulla superficie e questo va a rendere, secondo me, il LED di illuminazione nella parte inferiore più bello e apprezzabile, perché a me personalmente non piaceva tanto l'idea di vedere la luce riflessa sulla superficie. In questo modo galleggia nell'aria e secondo me le gambette in legno danno anche quel tocco di sostenibilità che oggi come oggi ci vuole. Prima di continuare, beh, vi ricordo che tutti i dispositivi di questo video li trovate nel link qui sotto in un'unica schermata su Amazon, per cui se siete curiosi di prezzi e disponibilità cliccate sul link qui sotto. Passiamo però al secondo dispositivo, sono delle prese smart. Lo so, questi dispositivi possono sembrare a tratti inutili, a tratti molto costosi, ma queste, ve lo prometto, sono parecchio economiche. Sono della KYG e sono davvero semplici e facili da usare. Si collegano all'applicazione Smart Life e si possono collegare anche agli assistenti vocali, quindi tramite Alexa o Google Assistant possiamo accenderli o spegnerli, programmarli, quindi possiamo decidere di attivare una luce a determinati orari o di accendere un dispositivo in determinati intervalli di tempo, e poi sempre direttamente dall'applicazione possiamo monitorare il consumo in tempo reale dei dispositivi collegati, che non è affatto male, soprattutto di questi tempi in cui il costo dell'energia sta salendo di giorno in giorno. Fungono praticamente da interruttori che si interpongono tra il dispositivo, una televisione, un aspirapolvere robot e la rete elettrica. Beh, di questa ne abbiamo visto tantissime versioni. È una lampada assolutamente non smart, ma andiamo subito a spacchettarla in modo che possiate capire il suo funzionamento. Qui abbiamo il suo alimentatore e dopodiché una bellissima lampada decorativa e ornamentale. Voilà, andiamo a collegarla. La lampada è della iFree ed è particolare perché è touch dalla base. Vedete, io posso andare a regolare l'intensità luminosa su tre livelli, ma tenendo premuto posso anche andare a selezionare i vari colori. Infatti è una lampada RGB. Ci sono anche vari effetti di alternanza luminosa ed è uno di quegli accessori che potete mettere sul vostro comodino, ma anche come accessorio ornamentale per decorare un determinato ambiente. Peraltro non consuma tantissimo, perché il consumo è di soli 7,5 watt, quindi più o meno come una lampadina standard, mentre la luminosità massima è di 450 lumen, perfetta per uso da abat-jour. Passiamo adesso a un prodotto che è personalmente il mio preferito di questa guida. È un caricatore della Baseus. Baseus è una nuova azienda che si sta affacciando da pochissimo sul mercato e produce appunto apparecchi legati all'alimentazione e alla ricarica delle batterie. Prima di tutto però guardate quanto è piccolo. Questa è la mia mano, 25 cm dal palmo alla punta del dito medio. Questo è il caricatore. Un caricatore che, come potete vedere, permette di ricaricare fino a 65 watt ed è compatibile non solo con Power Delivery 3.0 ma anche con Quick Charge 4.0. Quindi è in grado di ricaricare in maniera molto veloce la maggior parte dei dispositivi oggi in commercio. La cosa che più mi è piaciuta sono le porte, perché abbiamo due USB-C e quindi possiamo collegare USB-C a Lightning, USB-C a USB-C per caricare velocemente anche piccoli portatili. Con questo caricatore potete caricare addirittura il MacBook Pro da 13 pollici. Dopodiché abbiamo due USB standard, la prima, quella nera, a ricarica lenta, quindi adatta per esempio ad alimentare cuffie,
cuffie, interfoni, power bank e dispositivi che in genere non sfruttano la ricarica ultraveloce, mentre l'altra è comunque compatibile con power delivery e quick charge, quindi anche questa è in grado di ricaricare velocemente la maggior parte dei dispositivi che ci andiamo a collegare. Non riscalda e soprattutto è stracompatto. Penso che sarà il mio caricatore definitivo quando effettuerò dei viaggi. Posso collegarci contemporaneamente quattro dispositivi e alimentarli e ricaricarli, e soprattutto nella valigia guardate quanto è piccolo, molto più piccolo rispetto a tanti altri caricatori in commercio o caricatori multiporta. Sicuramente uno dei miei preferiti, anche perché, cosa da non sottovalutare, uno dei grandi problemi della maggior parte dei caricatori è il cavo. Qui abbiamo un cavo, guardate, lunghissimo, circa 1,8 metri, e questo vi permette poi di posizionarlo e gestirlo al meglio, quindi sicuramente uno dei migliori acquisti. Costicchia un po', ma vi assicuro che ne vale la pena se avete più dispositivi e viaggiate spesso. Infine, questa lampada della Logitech è appena arrivata sul mercato, sono tra i primi a provarla ed è una lampada un po' particolare. Un faretto di tipo LED si alimenta con USB-C e si collega al computer. Diciamo che è uno di quei accessori perfetti per lo smart working. Andiamo a spellicolarla. All'interno della confezione abbiamo anche il cavo USB-C, che è indispensabile perché non si tratta di una lampada con batterie, ma proprio di una lampada intelligente da collegare al nostro computer. Qual è il suo comportamento? Beh, possiamo regolare la luminosità dai pulsanti nella parte posteriore, possiamo accenderla, spegnerla, possiamo regolare la temperatura colore tra bianco freddo e bianco caldo, e davanti c'è un diffusore opaco che ci permette di illuminare il nostro volto, la nostra persona durante le videoconferenze, in modo da permettere alla webcam di funzionare al meglio. Questo pratico supporto consente poi di appoggiarla sul display in modo da avere la massima efficacia. Ma c'è di più, perché voi non avrete mai bisogno di agire sui tasti, perché si interfaccia con il software Logitech G Hub. Viene riconosciuta semplicemente collegandola al computer e quindi poi possiamo andare ad usare tutti i parametri semplicemente dal nostro PC. Davvero una figata. Costa circa 60 euro, ma se fate spesso videoconferenze, chiamate e avete bisogno di una luce professionale, beh, questa potrebbe fare al caso vostro senza spendere una follia. Per esempio, i faretti che mi stanno illuminando costano oltre 250 euro. In ufficio non c'è bisogno di spendere così tanto, ingombrano anche tantissimo. Con questa risolvete il problema. Fatemi sapere se questi gadget vi sono piaciuti, se li avete apprezzati, fatemi sapere se questa tipologia di video vi piace, e noi come al solito ci vediamo al prossimo video. Ciao!